Buonasera a tutti, benvenuti a Miss Latina Beach, terza edizione. Un applauso a questo bellissimo pubblico, cosa indispensabile affinché un evento sia un successo, perché ci sono delle belle modelle, questa sera ben 16 modelle che sfideranno per voi. Poi è essenziale anche un bel tempo sereno, ma il pubblico è la parte più fondamentale di un evento come questo, quindi grazie di cuore che siete tutti qui. Allora, innanzitutto vi voglio raccontare brevemente la storia di questo evento. Miss Latina Beach, la prima edizione, nasce nel 2021, un po' per gioco, perché stavo facendo una lezione a Daniele, che è uno degli altri organizzatori, e mi chiedeva che idea si poteva fare, che idea potevamo, diciamo, creare per un evento di fine stagione, perché aveva in gestione un chiosco un po' più avanti. E con la mia esperienza passata di direttore artistico gli ho consigliato appunto di fare una sfilata di moda, proprio perché qui a Latina, la vecchia Miss Latina, non si vedeva da oltre 14 anni. Questa idea è stata molto apprezzata sia da lui che dal chiosco, ma soprattutto da tante le persone che mi davano un feedback positivo, e così nel giro di 30 giorni abbiamo creato la prima edizione ed è stato un successo. Molte persone lo ricordano come l'evento più bello di quel 2021, parlo della stagione estiva, proprio perché venivamo da un periodo di pandemia dove comunque sia era stato molto noioso, e quindi un evento del genere è stato molto emozionante. Dopodiché, dopo un anno, c'è stata la seconda edizione, è stato anche lì un grande successo, dove la vincitrice, che conoscerete dopo, ha vinto e poi ha continuato a percorrere questo, diciamo, in questo mondo dello spettacolo, conquistando altri titoli. E la cosa bella è che a fine settembre la vedremo a Miss Italia, e facciamo dopo la presentazione per Alessia. Bene, innanzitutto volevo fare un ringraziamento agli sponsor, perché senza di essi non si potrebbe fare un evento simile. Sarò veloce, però è necessario un ringraziamento agli sponsor che hanno contribuito a ogni dettaglio per creare questa serata. Un ringraziamento a Imapac, Design Ceramiche, Snipai, Vincendo, Agenzia di Scommesse, Opes Latina, Num Plus Ultra, che ha dato il profumo alla vincitrice, Luma Colorificio, Vem Restauri, Leolo e Agenzia Gli Angeli, che è di questa struttura, La Lucciola, biologa nutrizionista Luana Tomassini, che è qui con noi, Sunny Charter, Viaggi in Barca, Libreria Sicconi, che è anche qui presente, poi abbiamo Bollicine Lavanderia, il maestro di tatuaggio Pio Sapone, ed ovviamente ringraziamo anche gli art stylist Enrica Palazzo, Hair Today con Giancarlo Siragusa ed Erika Guadagno, e poi Ettore di Exclusive Hair. Grazie, grazie. Quest'anno abbiamo una bella novità, perché siamo riusciti ad ingaggiare una presentatrice che viene da Santo Domingo, che fa proprio l'inviata di una TV spagnola, quindi una professionista affermata, e per la passione della moda ha aderito a questo progetto, e quindi la voglio chiamare e presentare, se ecco, è già arrivata. Signore e signori, Stephanie Berry, un applauso a questa bellissima. Ai, buonasera, buonasera, sono molto contenta. Fatti vedere, fai anche te una passerella. Guarda, ma per iniziare questa serata, per favore, un applauso che se sienta por toda Italia. Bueno, señores, si me sente parlando spagnolo, es que República Dominicana es latina, y es que estamos en Miss Latina Beach. ¡Bienvenuti! ¡Fantástico! Una serata espectacular, una serata maravillosa. Esta serata promete tanto, porque su este parco arrivaranno 17 donne meravigliose, 17 spettacolo andante che staranno defilando su questo parco, perché una di voi saranno la Miss Latina Beat terza edizione. Iniziamo adesso, fuerte l'applauso! Ok, ok, así mi piace.
grazie. E adesso, come in ogni sfilata, bisogna presentare i giurati che hanno l'ardito compito di dare un voto a queste belle modelle. Iniziamo da Davide Tosi, manager, organizzatore di eventi, direttore artistico di livello nazionale e nel Lazio attualmente cura la direzione artistica dello Smaila. Stefano Pettoni, giornalista professionista, oggi tra le prime firme del quotidiano Latina Oggi. Valentina Riccio, curriculum da attrice, ballerina, direttrice artistica di show brasiliani. Forte l'applauso! Cristina Conciatore, maestra e ballerina di salsa latinoamericano, ex modella, appassionata del mondo della moda e spettacolo. Wow! Che giuria di prestigio, eh? Yes! Deborah Colangelo, dottoressa medico-chirurgo di livello mondiale, quindi gira il mondo, pensa. Wow! Professoressa universitaria. Andrea Chierato, assessore allo sport. Forte l'applauso! Luciana Lombardi, segretaria provinciale del sindaco. François Claret, presidente PVG Organization, quindi abbiamo anche un giurato internazionale. Forte l'applauso per il giurato! E poi abbiamo Enrica Guadagno, che è una visaggista professionista e consulente d'immagine. Wow! Innanzitutto invito a tutti i giurati ad avere la cartellina da giurato davanti. Chi non ce l'ha la potrà prendere sotto quella tenda che indico, ve l'ho lasciata lì, altrimenti ci penserò io. E ho anche Daniele, se mi può aiutare a gestire questa cosa. Daniele, là ci sono le cartelle di altri tre giurati che non sapevo dove fossero. E adesso è il momento di presentare il presidente della giuria. Sì, questo è il presidente che ha partecipato, che sta con noi qua per stare guardando lì tutto lo che succede in questa tavola del giurato in spagnolo. Señores, lui è Claudio Gavellucci, che molti conoscono per aver arbitrato la Serie A, Serie B, aver anche dato una bella vetrina alla nostra città di Latina, quindi ha fatto tante cose, ma io lo inviterei sul palco per fare una presentazione personale, perché altrimenti anche lui ha un curriculum così lungo che sarebbe difficile elencare le cose più importanti. Un ecco, lavoro qui, duro questa sera! Allora, buonasera a tutti, grazie a Yvonne che con gentilezza mi invita ogni anno, questa è la seconda edizione e con piacere io accetto l'invito perché devo dire che, ecco, come hai detto tu, ho avuto l'opportunità un pochettino di girare tutta l'Italia e quando giravo l'Italia e dicevo che ero di Latina, una delle cose che mi dicevano era: la donna latina, quante belle ragazze ci sono, e questo va detto, ok? Quindi Latina, ragazzi e ragazze, ok? E quindi secondo me questa manifestazione che con coraggio ha iniziato e che mi auspico possa crescere sempre di più e che possiamo portarla al centro di Latina anche, no? Perché certo. Poi alla fine rappresenta la città. E niente, io dico, faccio un annuncio ai miei giurati di giudicare le modelle senza farsi influenzare, quindi in maniera ligia e rigida, e buon divertimento a tutti quanti. Forte grazie, grazie Claudio. Para Claudio, grazie. Presidente del giurato. Sì. Beh, ha un compito che poi è lui che fa tutti i calcoli per controllare che tutto sia in maniera chiara, perfetta e chiara e trasparente. Esatto. Allora, i giurati valuteranno le ragazze con una scala da 1 a 5 della prima uscita, poi la seconda uscita, e metteranno il totale. Abbiamo ben 9 giurati, quindi chi vincerà, ovvero le prime 6, sono state proprio selezionate da una giuria numerosa e quindi non è possibile fare errori, giusto Stefano? No, giusto, perché in questo parco si vedrà tutta la bellezza, la donna intelligente, le donne che faranno una defilata perfetta, questo le valoriamo qua stasera con questo giurato spettacolo.
spettacolare. Signore, Miss Latina Beach è la terza edizione, quindi è spettacolare, si è lavorato tanto, Yvonne ha fatto un lavoro eccezionale e quindi spero che tutti voi si divertano con noi. Allora Stefani, io direi che gli ospiti di questa sera ce li riserviamo per dopo, intanto chiama a fare un'uscita a tutte le ragazze, la direzione metterà la colonna sonora di questa sera. Quindi la prima uscita di questa ragazza, attenzione, lo primo che le ho detto che l'applauso è importante, se quieren gritar hasta que llegue no sé dónde al centro de Latina, vamos a practicar señores, ¿cómo van a gritar? Bene, le ragazze possono avvicinarsi. Ok, adesso iniziamo a vedere la prima uscita di tutte le ragazze in questo parco del Miss Latina Beach a Leo Beach Club. Prego. Arriveranno. Adesso chiamiamo a Giulia Turquet. Fuerte l'applauso. Siamo uscita globale, escono tutte insieme, dopo le presenteremo una ad una. Fuerte l'applauso, Miss Latina Beach 2003. Anche senza numeretto, lo mettiamo dopo. Forte l'applauso! Passiamo un pochino la musica, così vi chiameremo una alla volta, vi chiamerà Stefani, il numero, nome e cognome di tutte le ragazze, anche perché la giuria deve votare. Attenzione, iniziamo una ad una, vi chiamerà Stefani, così vi farà anche la foto IC, quindi lì vi fermate un secondo per farvi fare la foto. Allora Stefani, iniziamo dalla numero 1. Adesso chiamiamo sul parco alla concorrente numero 1, Giulia Turquet. Forte l'applauso! Eccola, la numero 1, Giulia Turquet. Thank you.
andiamo più avanti al fine passerella, benissimo. Continuiamo con Silvia Mancini, concorrente numero 5. Forte l'applauso. E arriva la concorrente numero 6, Vittoria Porcelli. E lei sfila così. Numero 8. Recibiamo alla numero 9, Bianca Corvata. Fuerte el aplauso para lei. Continuamo con la numero 10, Desiree Caldas. Fuerte el aplauso para Desiree. Numero 11. Adesso arriva Beatriz De Alessandro, concorrente numero 12. Beatriz De Alessandro, numero 12. E le ragazze possono rientrare e prepararsi per la seconda uscita. Prego ragazze. C'erano altre modelle che non sono entrate. Ok, alzate la musica che mancavano tre modelle. Dai, le facciamo salire. Mi raccomando giuria, votatele che ce le siamo fatte scappare queste. Adesso l'applauso dai. Deve arrivare proprio per tutta Italia. Bravi, bellissime. La numero 18, 19 e 20. Sarebbe anche ormai il nostro mascotte portafortuna, perché è battezzato, è venuto come patrino nella prima edizione e quindi ci ha portato bene, perché qua siamo alla terza edizione. Per chi non lo conoscesse, Davide Di Porto è stato molto famoso inizialmente perché era uno youtuber che quando andava a YouTube ha fatto 10 milioni di visualizzazioni. Poi è stato vittima di uno scherzo alle Iene, Isola dei Famosi, salotti di Barbara D'Urso, Maurizio Costanzo, è andato dappertutto. Quindi era un volto che quando cammina per Roma è impossibile che non si fa la folla verso di lui, una cosa impressionante. E allora fai te una bella presentazione a questo ospite VIP che salirà sul palco, si prepari? Quindi su questo palco arriva un big signore di tutta Italia, uno che arriverà per tutto il mondo, uno conosciuto, quindi arriva a questo palco Davide Di Porto! Un applauso al nostro
nostro ospite VIP. Wow, però hai vinto tu. Guarda, con questo fisico. Mamma mia. Grazie, ho detto da te. È vero, tutto è questo. Posso toccare? No. Non mi ammassano lì? Ok, non c'è nessuno dietro. Wow, è vero, signore. È vero. Tutta roba, ragazzi. È vero. A parte che io su YouTube tutta l'Italia lo sa che io sono contro l'anabolizzanti, la roba vera, e sono proprio contro il doping io. Wow. Poi automaticamente io faccio l'isola dei famosi perché divento una star della web, diciamo, in forma con Davide. Roma è un monumento, diciamo, e quello ha detto lui è vero. Ho fatto la storia su YouTube, sono stato il primo youtuber che ha portato 10 milioni di visualizzazioni, e Simone Ventura, quando ho fatto l'isola io, quando mi aveva chiamato da Roma, sono di Trastevere, mi ha detto: come hai fatto a fare 10 milioni nel 2010? Comincia la gente a fermarmi per Roma, per Trastevere, Piazza di Lussa, Vivolo del Moro, dove sono nato io, tifoso della Lazio, avvelenato, nasco in Curva Nord, sono tipo, poi ci sono quelli da Roma e non è un problema, siamo tutti da là, amico di tutti, anche oltre il fisico, che io ci metto le cose del fisico, ma anche per la simpatia. E Simone Ventura mi chiama, mi squilla il telefono, ma io già facevo le serate per Napoli, per Torino, per Verona, poi mi squilla il telefono in palestra col Dempare a Viale Marconi: Davide ti ha chiamato la Magnolia, che è l'isola dei famosi. A quel punto mi presento, Simone Ventura mi comincia a dire: non ho mai visto una cosa del genere, 10 milioni di visualizzazioni su ogni video, te devi fare l'isola. L'avevo capito che la facevo perché la gente aspettava di sotto a Via Padova, a Milano, e io sono andato di sopra. Davide, per ora facciamo vedere questa montagna di muscoli, fai una passerella anche te con la musica alta, e un applauso a Davide di Porto. Non mi applaude nessuno, vanno tutti da Roma, che te do, guarda che testa, sì. Un applauso anche a Patrizia Prosperi, la mia compagna, lì in Bedesta, sempre Forza Lazio fino alla morte. E niente, io quello che voglio dire alle persone, un applauso anche a Sara, che l'ho sponsorizzata, alla madre. E niente, quello che volevo dire è che tutti, la gente, vi dico le ultime cose: Davide, ma è vero che non si mangia all'isola? Posso? Mangia? Non si mangia. No, perché tu stai bene, penso che no, tu mangia. No, il non platano si mangia, lì. Se mangia il platano. Allora, sai che quando questo? Loro ti portano a fare le prove, che perché fa? C'è una fame incredibile, 50 grammi di riso, poi quello che. Ma la fa dieta. Bene la dieta lì? Vabbè, ma io. No, perché dopo un culturista, ne so, Aldo Busi, nuoto. Devi mangiare tanta pasta. No, è proteine, e automaticamente io pensavo che mi andava a fare una passeggiata. Mo vado in Nicaragua, mi vado a fare. Cioè, lì è tutto vero, 50 grammi di riso, e Nicaragua, l'unica isola che si è fatta in Nicaragua, ne manca la vegetazione. Perciò vi posso assicurare che sono 50 grammi di riso e tutto il resto è noia. Ma tu sei fidanzato alla isla? No? Non ha trovato l'amore lì? No, io adesso sono accompagnato con Patrizia, poi me la fai presentare. Ah, ok. Poi di conseguenza. E poi il discorso è uno solo. La gente che ci portava a fare le prove, gli honduregni, anche gli italiani, dicevano: ti stai lamentando, potevi andare a fare il Grande Fratello. Davanti a 20 donne, la televisione, lì è veramente tosta, ragazzi. Forte l'applauso! Wow! Grazie Davide, ci vediamo dopo. Wow! Interessantissimo! Mi piace vedere questo TikToker, fallo, YouTuber! Era molto famoso, infatti. Sì! Già, si fa tanto famoso lì. A Roma non può andare a fare la spesa che lo fermo. Quindi sì, bravo! Forte l'applauso! Verissimo. Allora, adesso è un momento di uno show, perché abbiamo anche un vocal performance molto molto bravo, che è stato a diversi talent scout. Quindi prepariamo la base musicale e può salire sul palco il nostro ospite. Lo presenta Stefani. Quindi, signore, su questo palco arriva un artista che ha lettera su questa canzone, su sua canzone. Un artista che, quando l'ho visto dietro lì, ho iniziato a parlare con lui, perché lo ho sentito molto interessante. Le ho detto: ormai l'intervista per la televisione internazionale Repubblica Dominicana e Stati Uniti te la faccio qua, dietro vestidore, perché lui è una persona umile e soprattutto una persona amabile in spagnolo.
recibiamo su questo parco del Miss Latina Beach, terza edizione, a Yuri! Yuri Calisi, che farà una performance che vi farà rabbrividire. Un applauso a Yuri Calisi. Grazie. Un applauso a Yuri Calisi. Vabbè, ha fatto una bella performance. Lo faccio pure subito. Wow. Sì, tranquillo. Wow, che voce, man. Mi piace tanto. Bene. Guarda, troppo.
Quindi, come abbiamo notato, è anche un'interpretazione teatrale, perché questo pezzo non è che bisogna solo avere una bella voce, ma fai anche teatro, Yuri? Sì, diciamo che il primo pezzo era ambientato più su un'opera rock, diciamo gotto opera, che è Dottor Jekyll e Mr. Hyde, non so se si era capito. Per i prossimi pezzi saranno pezzi un po' più normali, di una difficoltà non meno difficile. Wow, complimenti, tanto. Perché immagino la difficoltà che ci vuole per fare un pezzo. Diciamo che a 34 anni sbattersi così per terra non è proprio facilissimo, però va bene. Così piccolo? Così piccolo. Complimenti. E allora, complimenti. Dopo Yuri Calisi ci canterà un altro pezzo con un ritmo completamente diverso. Diciamo completamente diverso, ma proprio con un'anima completamente diversa. Benissimo, lo faremo durante la pausa quando le modelle si andranno a cambiare. Molto bene. Un ringraziamento intanto, Yuri. Grazie. Calisi. A dopo, forte l'applauso, wow! Bene. E serata, una serata ricca di emozioni, sì, anche sì, i giurati stanno spremendo le meningi per capire quale potrebbe essere la Miss Latina Beach 3 e le sei finaliste. Ok ragazzi, la vincitrice di questa parte, chi è? Il nome, per favore. Le ragazze si possono avvicinare per la seconda uscita. Bagno, sai che piace questa parte, molto emozionante. Adesso chiamiamo la numero uno, Giulia Turché, Alessandra Tallone, Aurora Porcelli, Silviana Mancin. Musica alta, colonna sonora. Miss Latina Beach, terza edizione.
sui voti per vedere chi sarà le sei finaliste di questa edizione. Stefani, prima abbiamo detto che nella seconda edizione di Miss Latina Beach, quindi il 2, la ragazza che ha vinto, Alessia Iottone, a settembre farà le finali di Miss Italia, perché pensa, talmente entusiasta di aver vinto la fascia di Miss Latina Beach, che ha voluto continuare facendo altre esperienze nel campo della moda e dello spettacolo, qualificandosi come finalista per questo concorso, il più importante, Miss Italia. E la cosa bella è che Alessia Iottone è qui e la invitiamo sul palco per una presentazione. A 23 speriamo. Signore e signori, un applauso a Alessia Iottone, ci fai una passerella come l'anno scorso, hai conquistato tutto il pubblico. Io ti cedo il mio microfono e Stefani ti fa qualche domanda e poi farai una tua presentazione. Buonasera a tutti, grazie. Alessia, come ti senti? Sei bellissima, auguri. Grazie. Come ti senti? Emozionatissima. A lasciare questo, perché ormai il posto ce l'hai, perché sei la numero due, ma oggi avrà un'altra vincitrice, quindi che le desidera questa ragazza? A pensare che in un anno ho ricevuto tante fasce, soprattutto quella di Miss Italia, e ho passato le provinciali, le regionali e ora andrò alle prefinali a ottobre in Calabria. Si dice che sei una delle favorite, una delle ragazze che si sta guardando per il primo posto del Miss Italia. Sì, sì, pronta e ready. Ma è impossibile. No, non è niente impossibile, perché io ho iniziato tutto come un gioco, è tutto bellissimo, a parte chi riceve la fascia, no? È una bellissima esperienza. E puoi fare altro a parte di fare la modella? Vuoi studiare qualcosa? Sì, sì, dopo liceo farò l'università. Sì. E poi chissà. Ok, no, arriverà tante cose, ti piace la televisione, il mondo dello spettacolo? Sì, sì, io ho fatto il corso di recitazione, di dizione, di portamento e quindi questo concorso ti ha portato ad andare ultra, e quindi che le dici a Yvonne, che è il presidente di questo concorso così importante, Miss Latina Beach? Che puoi dire, che parola hai per lui? Grazie. Grazie enorme a Yvonne, perché niente è impossibile, infatti a tutte le ragazze mai fermarsi, perché neanche io ero una di loro, e quindi bocca al lupo. Forte l'applauso per la nostra. Grazie, grazie Alessia, un applauso. A Miss Italia, Alessia, sì, gli facciamo tanti auguri. Alessia si è andata. Mi raccomando, al televoto, quando vedrete Miss Italia, dobbiamo televotare tutti quanti Alessia, quindi votate e fate votare Alessia Iottone, giusto? Giusto, wow Alessia, bellissima, bene. Proprio. E adesso colonna sonora, un po' di colore, un'uscita globale mentre i conti della giuria procedono. Prego ragazzi, un'uscita globale. E tra poco vedremo, scopriremo chi sono le sei finaliste. Tutti insieme, andate e tornate. Vediamo alla concorrente prima di selezionare la sei finalista. È un'uscita globale senza ricordare nome e cognome, giusto per dare colore a questa passerella. Perfetto, tutte insieme ragazze. Ammaliate i vostri giurati. Così magari qualcuno corregge il voto. Thank you.
ragazze, potete rientrare e tra poco chiameremo le sei finaliste. Chi arriverà? Prego, a te l'ardito. Claudio, presidente, il lavoro? Cioè, non è stato semplice, ma no, ho avuto una valida assistente, mia figlia, che mi ha aiutato a fare i conti. Meno male che tua figlia è brava a fare i compiti. Come hai anticipato, c'è stato un ex aequo al terzo posto, ok? Quindi saranno sette, anziché sei, le finaliste. Non le indicheremo in ordine, naturalmente. Esatto. Ok? E quindi abbiamo la numero 8. Numero 8 può salire sul palco! Camilla Carosi, la numero 8 sul palco, fa parte delle sette finaliste. Una passerella, Camilla Carosi. La numero 3. Recibiamo a Aurora Porcelli, numero 3, se une alla settima finalista. Ahí está. Una passerella. Restan 5. Ahí está. L'ex aequo, la numero 2 e la numero 12 insieme. La numero 2 è Alessandra Taglione, la numero 12 Beatrice De Alessandro. Entra alla numero della 7 finalista. Ahí está la pasarela de Beatrice De Alessandro y está Alessandra Taglione. Fuerte el aplauso, se unen al grupo de las sette semifinalistas. La número 7. La número 7 es Giulia Prova, que entra en el cuadro de las sette finalistas. Ahí está Giulia. Giulia Prova. Fuerte el aplauso para Ley. Victoria Porcelli. Taranta, tan, manca una. ¿Quién es la número 7? Facciamo indovinare il adesso pubblico. El público. El número 7, ¿quién es? La 9 de qua. El número. La numero 13. Ai, taranta tan, la 13 è Eleonora Eutizi. Forte l'applauso para Eleonora. Señores y señoras, aquí están las sette finalistas del Miss Latina Beach, terza edizione. È stato un compito molto difficile, sì, il presidente della giuria può rimanere quindi dintorni perché tra poco ci annuncerà quali sono invece le tre finaliste di questa edizione. Grazie ragazze, potete rientrare e rimanete nei paraggi perché vi chiameremo. Bene, allora Stefani. Pronti? Mi stava spiegando che è stata molto difficile questa votazione, però giustamente mettere 9 giurati e fare tutti quanti i conti, come noto, è veramente la differenza tra la prima, la seconda, è veramente poco. Però per fortuna abbiamo messo apposta tanti giurati affinché i conti tornassero semplici. Ma se penso se avessimo avuto solo 5 giurati, tanti avevano lo stesso voto. E allora adesso chiamiamo, non in ordine di vittoria, le tre finaliste che si candidano per il concorso di Miss Latina Beach 3. Puoi chiamare questi tre numeri, non sono in ordine, quindi mi chiami da... Ok, chiamiamo adesso Alessandra Taglione, concorrente numero 2. Forte l'applauso per Alessandra che entra
una passerella Alessandra, Alessandra tallone. Entra alla terza, è la terza finalista del Miss Latina Beach. Complimenti, complimenti edizione. Alessandra. Chiamiamone un'altra. Adesso chiamiamo qui sul palco la numero, la numero 3. Sì, così, la numero 3. Perfetto, ok, ora ci siamo. Sì. Come si chiama la numero 3? Che abbiamo fatto, non ci abbiamo fatto dire nulla. Alla Aurora Porcelli. Aurora, una passerella Aurora Porcelli, la numero 3. Scusate, in diretta può capitare qualche grattacapo. E adesso chiamiamo l'ultimo numero. E l'ultimo numero è Giulia Prova. La numero 7. Giulia Prova, la numero 7. E queste sono una passerella. Forte l'applauso. E queste sono le tre finaliste. Le tre finaliste di stasera. Adesso colonna sonora, una passerella tutte e tre insieme, così il fotografo può immortalare questi momenti. Ok. Direzione, colonna sonora. Questi sono momenti che queste ragazze porteranno nel cuore di questa notte magica, ricca di emozioni. Wow, momento speciale. Tre finalista, una di lei sarà Miss Latina Beach, edizione numero 3. Una notte ricca di emozione. Fai un'intervista ai ragazzi, di come si sentono a livello di emozione. Come ti senti? Guardate, mi sento felice perché, ripeto, sono emozioni che terrò sempre nel diario. Una delle tante emozioni che ho già provato, riprovato, e comunque vada, ho già vinto. Vi ringrazio, ringrazio tutti. Bellissime ringrazio parole. Yvonne, che grazie. È un grandissimo coach, e perciò se dovete fare diete o dovete allenarvi andate da lui. E che dire, ringrazio anche questa bellissima ragazza che ha il suo sorriso parla da sé. E niente, quindi, e le ragazze che hanno voglia di vincere, di andare e che dire, buona fortuna a tutte e grazie. Grazie Alessandra. Adesso, e poi diamo anche noi. Guarda come ti sente, sei arrivata? No, non me l'aspettavo, però sto qua. E niente, mi sento un po' felice e vedremo chi vincerà. Ok, forte l'applauso per la candidata numero 3. Qua la 7. Sono felice e orgogliosa di essere arrivata fin qui. Comunque vada, sono tutte esperienze, quindi vinciamo tutte, ma in questo caso chi vinca la meglio. Forte l'applauso per tutte e tre. Bravissime, bravissime. Potete rientrare ragazze, che tra poco chiameremo le due. Quindi come in ogni concorso ci sarà un'esclusa, anzi due escluse, per poi capire chi è la Miss Latina Beach 3. Ma ricordiamo che queste tre finaliste andranno tutte e tre al premio concesso dai nostri sponsor. Quindi ragazzi, sono aperte le scommesse, vi potete connettere su Snipe Eye vincendo e puntare la vostra miss che pronosticate. Así es, la lucciola al mare, esatto. Uno dei nostri sponsor, Snipe Eye. Sì. Comunque è arrivato il momento di tensione. Tarantatan, okay. Che sarà la ganadora. Allora ti lascio a te il compito di chiamare questi due numeri. Io intanto vado a prendere la fascia da miss, quindi... Ma tutte e tre qua, no? No, solo due perché poi... Solo due, esatto, ok, questo. Allora io mi vado a prendere la fascia, tu mi chiami in ordine. Ok, ma non è l'ordine ovviamente della vittoria. Adesso chiamiamo a... Alessandra Tallone! Entra la seconda finalista! E arriva adesso Giulia Prova!
vincitrice. Ragazzi, avvicinate, una passarella tutte e due, la ultima passarella, signores. Wow, tarantantan, esta sera promette. Questa ragazza, una di lei sarà Miss Latina Beach, terza edizione. Eccomi, eccomi, Stefano. Viene Ivonne, non me lascia da sola. Daniele, questo momento è molto importante. Ok. Ai, ai. Fuerte l'applauso. Un applauso. Eccoci. Ok, ragazzi, forte l'applauso. Potete tornare qui, ragazze. E comunque, devo dire che sono rimaste le due. Quanti anni avete, ragazzi? Quanti anni avete? 14, quasi 15. Oh, è piccola. Bella domanda, Ivan. Quanti me ne dai? Tirati. Mi sembra 35, giusto? Quindi questa cosa comunque ti fa onore, veramente, perché sono poche le ragazze dopo i 30 anni che amano fare queste passerelle e si mettono in gioco. Quindi in questo concorso di Miss Latina Beach la cosa bella è che non c'è un limite d'età. Se una donna si sente bella a 40 anni può sfilare, infatti anche Silvia Mancina a 40 anni ha sentito. Quindi, il Miss Universo non c'è limite d'età, quindi esatto. Lavoriamo con questa non abbiamo parte. Né limite di età, esatto. Né limite di peso, né limite di altezza. Chiunque può partecipare a questo concorso, poi sarà la giuria a votare. Le donne belle in tutte le età. Esattamente. Hai capito? Esattamente. Allo 15, allo 16, allo 7, quindi non c'è limite, la bellezza è eterna. In più se la portiamo dentro, la giovinezza. Bene. La gioventù, come dici? Allora, adesso facciamo salire Alessia Iottone, che ha la fascia di Miss Latina Beach 3. Tarantantan, ai 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 ai. Aspetta che ancora non l'abbiamo letta, mettiamolo dal lato giusto. Questo lo dirà perfetto, tu. Perfetto. Bene, bene. Colonna sonora. Facciamo salire anche il patrino della serata, Davide Di Porto. Wow, signore. Perché porta fortuna alla nostra futura Miss Latina Beach, augurandoci una scalata verso il successo come è capitato ad Alessia Iottone. Tarantatan, chi sarà la vincitrice di questa sera? Ora sentiamocela, vamo a sentirla di nuovo. Ahí están, que se abrazan las chicas, están nerviosas, se felicitan. Momento di tensione. Emoción. Che emozione! Wow! Mettetevi un po' più avanti. Andate avanti, proprio davanti la X. Poi venite che Alessia vi darà la fascia alla nuova Miss Latina Beach 3. Più alto il volume, che questo è un momento veramente di tensione. Un applauso, un altro applauso a queste due finaliste. Voglio lasciare l'ardito compito a Stefani di annunciare chi è la vincitrice di Miss Latina Beach. Un compito molto difficile, ma qualcuno lo dovrà pur fare. Adesso il nome che menziono è la vincitrice di questa sera. Lo devi fare, Stefani, lo devi fare. Señores y señores, Miss Latina Beach, tercera edición, la número 7. ¡Fuerte el aplauso! Para
bellissima serata, veramente emozionante anche per me che sono l'organizzatore, l'ideatore di questo evento. Ho vissuto questa serata in questi giorni molto nella mia mente, ma devo dire che ha superato le mie aspettative, perché è stata veramente una notte bellissima, ricca di emozioni. E adesso Stefani, un'intervista alla nuova Miss Latina Beach Re. Vediamo prima come si parola sente della vincitrice e questa sera come ti senti? Andate lì davanti alla X, che voglio che tutto il pubblico possa vedere. Come ti senti? Wow! Sono molto emozionata, molto entusiasta, grazie mille a tutti. È stata un'esperienza fantastica. Grazie, bravissima, forte l'applauso per lei. Questa è la prima parola di Miss Latina Beach, terza edizione. Adesso l'emozione e la famiglia, dove stanno? La mia famiglia è tutta. La mamma! Viene, venite qua per favore, la mamma, venite, sul parco! Venite sul parco, così abbracciate, facciamo gli auguri a nostra Miss Latina Beach 2023. Aquí está la mamma, arriva la zia, auguri! Grazie! Guarda chi sta, come ti senti? Emozionatissima, Io l'ho vista nascere, l'ho vista crescere, è sempre stata bella. Scusate la mia, insomma, però è veramente una gran bella ragazza. Gli auguro veramente di che, insomma, possa sfondare in questo che abbia successo, ecco, magari, però deve prima studiare, deve pensare allo studio. La mamma? La mamma è emozionatissima, è un orgoglio avere una ragazza così, adesso la definiamo bella perché voi avete conosciuto la sua bellezza esclusivamente, però vi posso assicurare che è una ragazza molto intraprendente, ambiziosa, è la ragazza dei 10 a scuola, quindi ci dà tante tante soddisfazioni. Forte l'applauso! È stato tutto uno scherzo, quindi da domani torno a casa, studio, scuola e basta. Un sonno, domani si sveglia e basta. Grazie, adesso lei farà la ultima sfilata qua. Sì, un'ultima sfilata della nuova Miss Latina Beach Re, una solo. Dopo ci sarà la premiazione delle tre finaliste. E lei, perché la famiglia è importante, un momento importante. Benissimo, ora puoi rientrare, possiamo rientrare tutti quanti perché tra poco ci sarà la premiazione e mentre prepariamo i regali sentiremo l'ultimo pezzo del nostro ospite vocal performance Yuri Calisi. Quindi lasciamo il palco perché quando canta vuole tutto il palco per lui. Adesso su questo palco Yuri Calisi, forte l'applauso per Yuri. Don't belong here. Don't
started. Special, you're so fucking special. Yeah, you're so fucking special. But I'm a creep. I'm a little. What am I doing here? I don't belong here. Con grazie. Il suo terzo pezzo, una veramente una bellissima voce. Dove possono comprare il tuo CD, Yuri? Da nessuna parte, introvabile. Allora tocca farlo, perché qui hai conquistato questo. Ce ne sono, ma non si trovano. Ho capito. No, seriamente, non ne ho ancora fatti di miei, però sto iniziando a collaborare con una casa discografica su a Milano, quindi da gennaio mi trasferirò a Milano e vedremo di registrare quello che esce dalla mia testa piuttosto che cover. No, ma si vede che sei un artista. Chi ti vuole seguire, dai il tuo account Instagram. Yuri Calisi Music, YURI Calisi, non Carrisi, Calisi, con la L, Music. Un attimo, non ce l'abbiamo adesso. Ora non ce l'abbiamo, no, perché siamo arrivati alla premiazione. Anzi, ringraziamo che qui il tempo si è fermato, perché mi stavo un po' preoccupando, grazie. Non vi nego. Grazie Yuri, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Wow. Signori, un applauso a Yvonne Tommasini, perché ha organizzato tutto questo, e il presentatore della serata insieme alla splendida signorina, che hanno presentato la serata e sono stati magnifici. Grazie. Magnifici veramente, quindi buona serata e io mi dileguo. Grazie Yuri. Grazie, e adesso spettacolare. Fortissimo. Grazie. Sì, forte. Gli facciamo in bocca al lupo, perché si vede che ha proprio una vena artistica, quindi certo. Capace che questa sera l'abbiamo visto qui, sì. E magari tra due anni neanche ci saluta più. Così famoso. Comunque gli auguriamo tanto successo. Sì, l'ho detto all'inizio. Chiamiamo le tre finaliste, che gli diamo il bel regalone che hanno conquistato, sì. Adesso ragazze, le tre finaliste sul palco. Io sì, mi sono imparato a memoria. Vittoria Aurora Porcellia, perché Vittoria è la sorellina. Alessandra Tallone e la Miss Latina Beach 3, la numero 7. Ti ricordi il nome della Miss Latina Beach? Giulia Provola. Giulia per tutti, perché ormai non serve dire il cognome, perché è la Miss Latina Beach 3, perché è un'etichetta. Allora, colonna sonora anche per questo momento. Facciamo salire il portafortuna, che grazie a lui tutte queste ragazze avranno il successo. Allora, questi regali per tutte e tre, c'è un braccialetto di perline offerto da tutti quanti sponsor, quindi glielo consegniamo. Davide, a reggere uno te.
Questo è per le tre finaliste, quindi dall'azienda Akemi Gioielli, offerto da tutti i nostri sponsor. Vi riconsegna il nostro maciste. Sì, prego Davide. Volevo fare un saluto ad Enzo Torresen, perché lui è un regista cinematografico molto forte, non è stato menzionato, ma lo menziono io perché è uno dei più grandi a Roma e non. Un saluto a Enzo Torres da parte di Davide Di Porto. Se è così forte, io non mi chiedo perché ancora non ha fatto un bel film con te come protagonista. Ti vedrei bene, magari. Ok, diamo il regalo alle tre finaliste, Davide. Lo guarda, potete l'applauso. Aprite questo regalino, wow, apritelo, sì, così ce lo fate vedere, dai. Sono curiosa. Sì, effettivamente un bel film con Davide Di Porto come protagonista, con questo top, fisico. Top. Vero. Pensa che lo scambiavano pure per Sylvester Stallone fino a qualche anno fa. Ok. Ah, se ce lo chiede l'ospite VIP, certo che può salire Enzo Torres, famoso, wow, regista di VIP. Bella, molto bella. Grazie. E adesso il regalo esclusivo alla Miss Latina Beach 3. Questo è un profumo artigianale dell'azienda Non Plus Ultra di Raffaele Teriaca. E sono profumi veramente particolari perché sono innanzitutto artigianali e poi è un profumo che non ha il processo di filtraggio, e quindi pensa, se fai il profumo dentro, più passa il tempo e più diventa buono, proprio perché non è stato filtrato. Quindi dall'azienda di Raffaele Terriaca, ecco qui il premio alla vincitrice. Un applauso, l'ultimo applauso a tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione di questa serata. E certo, l'allenamento con te tutto l'anno, perché questa vincitrice deve stare benissimo. Sì, sì, ma guarda, la mia filosofia è quello di allenarsi anche per potersi godere questi begli eventi, sì, bere due o tre bicchieri di vino senza sensi di colpa. Bene, signore e signori, la serata è finita e adesso direi andiamo a bere anche noi, Stefani, insieme ai nostri amici. Grazie. Vieni, vieni, Stefani. Ringraziamo tutto il pubblico. Terza edizione qua. Facciamo un inchino a questo pubblico. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi che avete prenotato al primo messaggio d'invito per questa bellissima serata. Sarà stata la prossima, è Stefani Varri, presentadora di televisione internazionale. Ora vi vengo a salutare. Radio, sarà stata la prossima. Muchas gracias. Ciao Davide Di Porto, grazie della tua presenza, ci porterai fortuna anche quest'anno.